Il duce, ovvero l'uomo forte, vedete che bella pagina, Corriere della Sera odierno, vedete che bello il Corriere della Sera odierno? Mercoledì 15 maggio 2019, guardate che bella pagina, dedicata ai libri su dittature e totalitarismi nella storia, il passato da non dimenticare, guardate che bello, guardate che bello. Il duce, ovvero l'uomo forte, beh, sarà perché io non sono un uomo forte, ma non ho mai avuto simpatia per gli uomini forti, vi dico la verità, forse è colpa mia, perché io non sono un uomo forte. E gli uomini forti sono quelli che non devono chiedere mai, che ottengono tutto. Io non sono un uomo forte, non ci ho mai avuto simpatia per gli uomini forti. E allora vediamo un po' di che si tratta. Il duce, ovvero l'uomo forte. E il duce, sì, aveva delle grandi qualità, è nato come, era figlio del popolo, tra l'altro, figlio del popolo, è venuto su dal niente, che sia chiaro, un po' come Hitler, anche Hitler, è venuto su dal niente, è diventato padrone della Germania, pensate un po' voi, è venuto su dal niente, ma neanche Napoleone era venuto su dal niente, perché Napoleone in fin di conti è usciva dall'Accademia Militare, probabilmente Napoleone Bonaparte non era figlio del popolo alla stessa stregua di Benito Mussolini e di Adolfo Hitler. Quindi dei talenti ce l'avevano Adolfo Hitler e Benito Mussolini, solo che non li hanno impiegati bene questi talenti. Sì, sono diventati padroni, uno dell'Italia, Benito Mussolini, e Benito Mussolini faceva ombra al re, faceva ombra al re. E l'altro è diventato padrone della Germania, una grande nazione piena di civiltà. Però non li hanno impiegati bene i talenti. In che senso non li hanno impiegati bene? E adesso le cose ve le spiega Serafino Massoni, che è stato professore di filosofia e storia nei licei e poi preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Perché non li hanno impiegati bene? Perché si sono messi contro gli ebrei. Il duce, ovvero l'uomo forte, ha copiato un po' di Adolf Hitler, si è messo contro gli ebrei nel 1938, dopo che aveva conquistato l'impero Benito Mussolini, è andato a rovinare tutto, applicando in Italia la stessa politica che Hitler aveva applicato in Germania, cioè la persecuzione degli ebrei, perché le leggi per la difesa della razza del 1938 in pratica si chiamavano leggi per la difesa della razza, ma in pratica erano leggi anti-ebraiche, e se tu ti metti contro gli ebrei ti metti contro Gesù, perché Gesù era un ebreo. Ma quante volte ve lo devo dire che Gesù era un ebreo? Era un ebreo perché era figlio di Maria, la quale discendeva dalla stirpe di Re Davide. Chi fosse il papà di Gesù non ha importanza, perché per gli ebrei il papà non è importante. Per gli ebrei uno diventa ebreo solo se nasce dalla mamma ebrea, e Gesù era nato da mamma ebrea. Ebrea al 100%, Maria discendeva dalla stirpe di Re Davide. E mettersi contro gli ebrei vuol dire mettersi contro Gesù, e poi vuol dire mettersi contro i dieci comandamenti, e i dieci comandamenti sono degli ebrei. È stato Mosè che ha scritto i dieci comandamenti, li ha scritti tra il 1350 e il 1300, durante la traversata del deserto del Sinai, è durato 40 anni, e li ha ricevuti da Dio sul monte Sinai. Benito Mussolini, Adolf Hitler, vi mettete contro gli ebrei? Vi mettete contro Gesù, vi mettete contro Mosè, vi mettete contro i dieci comandamenti, ma non si può vincere. Se ci si mette contro gli ebrei si perdono tutte le guerre. Ecco dove è il problema. Il duce, ovvero l'uomo forte, sì,
Io non ci ho mai avuto simpatia per gli uomini forti, forse perché io non sono un uomo forte, io non sono uno di quegli uomini che non devono chiedere mai, capito? Quindi il mio giudizio su Duce magari è un po' un pregiudizio, perché lui era un uomo forte ed io non sono un uomo forte. Guardate che spettacolo, cari amici, guardate che roba, guardate che spettacolo, guardate. Sì, ma non ci si mette contro gli ebrei, e questo è la morale della favola, non ci si può mettere mai contro gli ebrei. Ma quante volte ve lo devo dire che gli ebrei, senza avere il gladio, senza avere le legioni, hanno conquistato l'impero romano? Perché nel 380 d.C., ai tempi dell'imperatore Teodosio, con l'editto di Tessalonica, l'impero romano è diventato un impero teocratico cristiano. Dopo c'è stato il sacro romano impero, Romagno, poi c'è stato il sacro impero romano germanico degli imperatori tedeschi. Sempre il cristianesimo c'è di mezzo. Il cristianesimo si basa su Gesù. Gesù era un ebreo, figlio di Maria, che discendeva dalla stirpe di Davide. E prima di Gesù c'era Mosè, e Mosè con i 10 comandamenti. L'uomo forte, il Duce, ovvero l'uomo forte. Guardate che spettacolo, guardate che roba. Ah, il Duce, se avesse avuto come grande consigliere Serafino Massoni, non sarebbe entrato in guerra. E noi italiani avremmo ancora l'impero. Ecco qua, cari amici, ecco qua, questa è la verità, capito? Morale della favola, non ci si mette mai contro gli ebrei, ok? Bene, cari amici, bene. A tutti, tanti cari saluti da Serafino.